tutti da dermatologo. Dermatologo. Ma tu vuoi a fanculo? No, fa per bene, no, là, facciamo, là, madonna, non volevamo andare così. Se gliela famo manca a fa' il coro per dermatologo. Allora di anche io. 3, 2, 1, via. Oh, dermatologo. 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 Oh, è dermatologo. E vabbè, dermacomolo. No! È dermatologo. Dermatologo, vai, dai. Oh, dermatologo. È dermatologo. Noculogo. Vai, proviamoci l'ultima volta. Prova di dermatologo. Dermatologo. Dermatologo, dal derma, dalla pelle. Tologo perché fa la fa l'antologia, le antologie del derma, capito? Oh, ci vuole in giro o no? Se no c'è. Vai. Oh, dermatologo. 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 Ma voglio affanculo. Ah, no. No, sì, no, no. È così che ci si diverte se va all'dermatologo. Sì. 7 euro so. Sì. Pagli. Dai, dammi questi soldi, là. Sì. Dai, là. Come no, che è la macchina mia. Oh. No, non è la mia questa. No. Dammi sti soldi. Fermati, mannaggia. Mamma mia, Sant'Angelo, Sant'Antonio, Benedetto, Santa Chiara del Sisi, questo matto, non ci volevo usare più. Aiutami, San Francesco mio, ti prego, tutte le sere. Prendiamo un po' di palla, un po' di pelle del sottopalla. Se no io... Ti stacca un po' di pelle di qui sotto. O no, non ti tocca l'occhio, va bene? Staccamo un po', se no una puccina. O no? Vedi come sta buono, col dottore. Staccamo sotto. Sta fermo. Bella palestra, o no? Va bene la palestra? Che cercava la pressa? Cercava la pressa sua. La pressa, sì. O no? Va bene? Sì, sei convinto? Sì, basta che non me lo dici. L'S della spiegatoro. E io sono, no? Uno stronzo con la S grossa in quel modo. Guardate. Sono uno stronzo così grosso io. E poi siamo lontani, È grossa un bel po' quella S. Che fatto da quella casa? Cappotto. Ma vi sentiva freddo? L'impermeabile. Sentiva freddo? Si vede. Oh no! Che sentiva? Sentiva freddo! Chi è questo? È lo stronzo questo! Dovete, lascio, eh! Antonello Venditti sta sempre a cantare, Va bene? Ve lascio, Manu, controllalo, Gli fa mangiare la porchetta! La crosticina, casomai! Oh, vedi come fa il pascià! Tutto quanto siete il pascià! E le donne? E le mogli a casa stirà, fa tutto, no? E voi altri a fa il pascià. Ma cavoli tu, mio pari non gli mena. No, no, mena, mena. Lui che sta a fare? Tu invece di stare a casa con la puretta sta male. Sente Tarza. No, pozza strozzate no. Vieni Filippo, guardate, fa vedere. Qual è la moglie più buona? Guarda. Guarda scrocchella, ha riempito la bauliera e ha pagato il nipote. Vieni a vedere. Guarda, scrocchella. Guarda di qua. Ma... chi ha pagato? Chi ha pagato? Scrocchella, vieni a vedere, vieni a vedere. Vieni qua. Vieni qua. Sempre. Quando ha aspettato che tornavo, Io veramente. La visita della prostata. Poi guarda. Se giri un po'. Girati che te la porto. E farei la visita della prostata. Poi guarda. Si giri qua per favore. Ma guarda come che cazzotto. Al dottor Battiloni? Il dottor Battiloni è rientrato in sede. Ma lei ci vuole un altro dottore. Dovrà fare la visita. Dottor Orecchioni mi sa ci vuole. Sì. Orecchioni. Dottor Orecchioni. C'ha una cosa sull'orecchio. Com'è? Tutta la settimana c'è mai andato a far spesa. Ma non è vero, sei andato alla COP. E lui chi è? Croccone. Patria. Oh!
ragazzi, credetemi che tenerli attivi i nonni è fondamentale, raga, perché loro mi stavano aspettando stamattina alle 9, non mi hanno dato pace, giustamente, sono mancato 10 giorni, ma sono andato via perché avevo delle cose da fare, chiaramente, però questo è fondamentale, dargli la carica, fargli anche un po' incazzare, fargli ride, boh, vabbè, io dopo sono un vulcano, è vero, però uno si fa così, io vedo dei risultati, è per questo che lo dico, se no, ecco, bello, mi dà troppo gusto, non vedevo l'ora di ripassare una giornata così bella, intensa, con tutti i nonni e compagnia bella. Quindi top, sta pieno. Perché gli piace? Gli piace il capocollo. Oh no, nonno, era sta attento. Era sta attento. Qua la testa dal frigorifero, perché dovresti mangiare tu? Guarda. Ma mangi le pezze. To. Levati. To. Levati che sei butto via. Mannaggia il bamboccio. No, il bamboccio no, dai, lascialo stare bellino il bamboccettino. Che stai magna? Un po' di coglione. Che stai magna? I coglioni. De chi? Del prete. No, del prete? Che stai magna o no, i coglioni del prete? Raga, c'ho paura. No, ferma, raga, c'ho il leopardo a casa, guardate, oddio, aiuto, c'è il leopardo, chiappalo, prendi il leopardo, chiappalo il leopardo. Ma non era il leopardo, era quella delle gocciole, taratta, c'è le gocciole su sta borsa? No, perché mi piove, vabbè, basta, dai. Raga, lunedì sera è calcio a 7. Lunedì sera calcio a 7, top. Quanto mi piace. Adesso stiamo a fare sta squadretta. Non posso spoilerare nulla ancora, ma avremo un presidentissimo delle Marche e due presidenti onorari di Serie A. Cioè. Mamma mia, che partita! Perdevamo 3-0, 5-3 remontata. Comunque sono cotto, stanotte non dormirò, c'ho tutto l'acido lattico sulle gambe, già me ne immagino, però bello. Ti ricordi su sta camera? Questa era la camera della zia Gianna, vi ricordate? Qua c'è il letto, adesso ci abbiamo messo un po', ci stiriamo, ci facciamo il bucato. Quanto era ancora, sì, io sento ancora l'odore suo, profumo, noi dimoro odore perché sono un po' umbro, ogni tanto si sente, però ancora sento il suo profumo. Che bella, stava di qui sul lettino, mi facevo le coccole. Momenti, ragazzi, impagabili, ma grazie a Dio che me li sono vissuti alla grande proprio, me la so vissuta tutta, a volte non uscivo, me la so vissuta e sono proprio soddisfatto. Quindi se vi posso dare un consiglio, 100 volte sta vicino a una persona come la zia Gianna che m'amava e io l'amavo, che tutte le altre cose che ci stanno intorno, raga, non conta un cazzo, poi andare a Milano, dove cazzo ti pare, però quando sei con la stavi una persona in quel modo oppure stai con i nonni, è favoloso. Oh no. A me ti fa un pennello. Ma levati di coglioni, invece. Fa un pennello. Dopo ha detto Lia. Fammi te fa un pennello. No, ma Lia ha detto che sono trattato male. Sto detto fa un pennello, là, guarda che pennello. Ma va a dormire che una bella sorca e dagli il pennello. No, e la sorca come? La sorca deve essere nera, riccio, pelo riccio, nero.